Nella scorsa lezione abbiamo parlato di trasporto passivo, del passaggio delle molecole attraverso le membrane biologiche secondo gradiente, cioè spontaneamente dalla zona a maggiore a quella a minore concentrazione. In questa lezione ci occupiamo invece del passaggio delle molecole attraverso le membrane biologiche contro gradiente, cioè attraverso dispendio energetico dalla zona a minore a quella a maggiore concentrazione. Parliamo di trasporto attivo. Abbiamo detto che il trasporto di molecole contro gradiente richiede un dispendio energetico. In molti casi viene coinvolta la moneta energetica della cellula. L'energia viene fornita dall'idrolisi o idrolisi a seconda delle preferenze di pronuncia dell'ATP in ADP, come spiegato nella lezione 31. In questi casi si parla di trasporto attivo primario. In altri casi l'energia per il trasporto attivo deriva da meccanismi di cotrasporto. Per trasportare molecole contro gradiente viene sfruttata l'energia cinetica derivante dal contemporaneo movimento di molecole secondo gradiente. In questi casi si parla di trasporto attivo secondario. Se volete capire meglio i concetti di energia potenziale e di energia cinetica nel trasporto attraverso la membrana, consiglio la lezione 33. Partiamo ovviamente dal trasporto attivo primario e analizziamo l'esempio più classico, la pompa sodio-potassio, presente in tutte le cellule animali. La pompa sodio-potassio è una proteina carrier integrale, lezione 27, che utilizza l'energia derivante dall'ATP per spingere verso l'esterno della cellula contro gradiente 3 ioni sodio e spingere verso l'interno della cellula, sempre contro gradiente, 2 ioni potassio. Prima di tutto, 3 ioni sodio presenti all'interno della cellula si legano alla proteina carrier. A questo punto l'idrolisi dell'ATP genera energia e trasferisce su di questa un gruppo fosfato. La fosforilazione della proteina carrier ne determina un cambiamento di conformazione. Si apre verso l'esterno e lì rilascia i 3 ioni sodio. Adesso 2 ioni potassio presenti all'esterno della cellula si legano alla proteina carrier. Il gruppo fosfato viene rilasciato e la proteina riassume la conformazione originale aperta verso l'interno. I 2 ioni potassio vengono rilasciati nello spazio intracellulare e lì il ciclo può ricominciare. Analizziamo cosa succede nel processo appena spiegato. Per ogni ciclo di azione della pompa sodio-potassio, escono dalla cellula 3 ioni sodio, 3 particelle cariche positivamente, ed entrano nella cellula 2 ioni potassio, 2 particelle cariche positivamente. Ne deriva che ad ogni ciclo di azione ci sarà una carica positiva in più all'esterno rispetto all'interno. La concentrazione di ioni positivi all'esterno della cellula diventa maggiore rispetto che all'interno. Si crea in questo modo un gradiente elettrico, una differenza tra le cariche che viene detta potenziale elettrico o potenziale di membrana. La membrana viene perciò polarizzata. L'interno della cellula è carico negativamente rispetto all'esterno. E non potrebbero tornare indietro? Eh no, perché, come detto nella scorsa lezione, il doppio strato fosfolipidico è relativamente impermeabile agli ioni. Il trasporto degli ioni sodio e potassio attraverso la membrana appena descritto, poi, non modifica solo le quantità di ioni, ma anche le concentrazioni di sodio e potassio da una parte all'altra della membrana. Il gradiente che si crea non è perciò solo elettrico, ma anche chimico. Elettrochimico. Dopo aver visto la pompa sodio-potassio, parliamo delle pompe protoniche, proteine presenti anche in batteri, funghi e piante, che trasportano ioni idrogeno, cioè protoni, verso l'esterno della cellula,
e lo fanno attraverso l'utilizzo dell'energia fornita dall'idrolisi di una molecola di ATP, ossia attivamente. Di nuovo, cariche positive vengono trasportate in eccesso verso l'esterno. Gradiente elettrochimico, l'interno della cellula è carico negativamente rispetto all'esterno, oppure all'inverso, l'esterno della cellula è carico positivamente rispetto all'interno. Ma a cosa serve alla cellula il gradiente elettrochimico? Beh, la motivazione più ovvia è l'immagazzinamento di energia potenziale, ma serve anche ad equilibrare la pressione osmotica del citoplasma a seconda dell'ambiente esterno in cui la cellula si trova e quindi il movimento dell'acqua all'interno o all'esterno. È coinvolto poi in processi come la contrazione muscolare o la trasmissione di impulsi nervosi. Passiamo adesso al trasporto attivo secondario e parliamo di cotrasporto, in cui, come accennato in apertura di lezione, per trasportare molecole contro gradiente viene sfruttata l'energia cinetica derivante dal contemporaneo movimento di molecole secondo gradiente. Ma l'energia cinetica del movimento secondo gradiente deriva dall'energia potenziale immagazzinata durante la creazione del gradiente. L'utilizzo dell'ATP c'entra, alimenta le pompe che generano, attraverso il trasporto attivo primario, il gradiente di concentrazione. Chiaro? Bene, ora i termini. Il cotrasporto, co dal latino cum con, si divide in simporto, dal greco siun insieme, due molecole o ioni vengono trasportati nella stessa direzione. Un esempio di simporto è dato dalla proteina carrier che trasporta ad ogni ciclo due ioni di sodio e una molecola di glucosio verso l'interno della cellula, i primi secondo gradiente e la seconda contro, e antiporto, dal greco anti contro, due molecole o ioni vengono trasportati in direzioni opposte. Un esempio di antiporto è dato dal trasportatore sodio-calcio, che trasporta tre ioni sodio secondo gradiente verso l'interno della cellula e uno ione calcio contro gradiente verso l'esterno della cellula. Per completezza diciamo che il trasporto di una sola sostanza in una sola direzione si chiama uniporto. Per chiudere il discorso sul trasporto attraverso le membrane biologiche manca di parlare solamente di esocitosi ed endocitosi. Questi sono i meccanismi con cui le cellule fanno entrare o uscire materiali di maggiori dimensioni. Ne parlo in questa lezione perché sono meccanismi che comportano un notevole dispendio energetico da parte della cellula e quindi sono categorizzabili come trasporto attivo. Nelle esocitosi, dal greco eso, fuori, la cellula rilascia del materiale di grandi dimensioni, prodotti di scarto o di secrezione, all'esterno. Nell'endocitosi, dal greco endon, dentro, la cellula ingloba del materiale di grandi dimensioni, come cellule intere, all'interno. Distinguiamo tre tipi di endocitosi. La fagocitosi, dal greco phagein, mangiare, che ingloba materiale solido. La pinocitosi, dal greco pino, bere, che ingloba materiale liquido. E l'endocitosi mediata dai recettori, in cui le molecole specifiche, dette ligandi, si legano a dei recettori specifici presenti sulla membrana. Questa si invagina e forma nel citosol una vescicola contenente il materiale endocitato. Un esempio di endocitosi mediata dal recettore è dato dall'assorbimento da parte della cellula delle lipoproteine a bassa densità, LDL, ossia il colesterolo presente nel sangue, conosciuto come colesterolo cattivo. Se ci pensate, abbiamo già parlato di entrambi questi meccanismi nella lezione 30 su apparato di Golgi, lisosomi e perossisomi. Le vescicole di secrezione originate dall'apparato di Golgi si fondono con la membrana cellulare e rilasciano all'esterno il loro contenuto. Ecco, questo è un esempio di esocitosi. Le vescicole endocitotiche inglobano dall'esterno materiale estraneo da digerire attraverso i lisosomi. Ecco, questo è un esempio di endocitosi.
In entrambi i casi c'entra la membrana plasmatica. In entrata modifica la sua forma, circondando il materiale da introdurre, per poi racchiuderlo in una vescicola, che si libera all'interno del citoplasma. In uscita accoglie vescicole provenienti dall'interno della cellula, permettendo il rilascio all'esterno del loro contenuto. Per questa lezione direi che è tutto. Dalla prossima cominceremo a dividere la cellula per vedere come, da questa, se ne originano altre. Per migliorare e far crescere sempre più questo canale, vi chiedo, come sempre, di iscrivervi, di lasciare un like al video se vi sono stato d'aiuto e di attivare la campanella per restare connessi con il corso, con me e con la biologia. Alla prossima e buono studio!